Un saluto a tutti, anche oggi bentornati sul canale Homo Tenaci Anime per la sezione anime. Oggi vorrei portare un evergreen alla vostra visione, nonché attenzione, un'opera che moltissimi di voi, direi quasi tutti, conoscono, ma se ci fosse ancora qualcuno che non è incappato in quest'opera, direi quasi unica per la sua tipicità e anche per la sua bellezza, per la sua disarmante ironia, beh, allora siamo finiti nel punto giusto e nel video giusto di YouTube Italia. Diamo un soggetto a questo video. Golden Boy. Difficile che qualcuno di voi non lo conosca, ma ripeto, sono qui apposta nel caso così non fosse. Questo che vedete era la serie completa in cofanetto. Era stata, credo, ristampata perché all'inizio c'erano solamente due singoli, quindi era stato riprodotto. Però di questo non ho la certezza. Contiene, appunto, una volta tirata via la sovracopertina rigida, il volume 1 e il volume 2. Li metto esattamente qua davanti, dove il protagonista è il famosissimo Kintaro Oe. C'è una descrizione che parte all'inizio di ogni visione di queste sei puntate, sono sei episodi, ma di questo parleremo a breve, e ve la leggo perché è proprio caratteristica e recita testé parole. Kintaro Oe, 25 anni, ha abbandonato gli studi alla facoltà di legge dell'Università di Tokyo, ma solo perché aveva già imparato tutto quello che l'università poteva insegnargli. Ora passa da un lavoro all'altro per imparare dalla vita. Anche oggi, con Mezzaluna, la sua amata mountain bike, se ne va senza meta verso il domani. Questa è una cosa che sentite all'inizio di ognuno dei sei anime che potreste andare a vedere ed ha sicuramente una grossa valenza e permette di inquadrare l'opera per quella che è. In realtà c'era un piccolo contesto sociale in cui ci si lamentava di quella che poteva essere l'istruzione giapponese, anche se questi non erano ancora anni di forte, diciamo, rivolta sociale e in cui si potesse così liberamente mettere in discussione quelli che erano alcuni concetti ancorati, fondamentali, come la scuola giapponese. Però il fatto che questo ragazzo 25enne avesse capito, a suo dire, che l'università non poteva fornire altro, ma era necessario imparare dalla vita, sicuramente è un buono spunto che credo possa essere applicato anche al giorno d'oggi. Detto questo, un'analisi un po' più approfondita, in questo caso mi sono come sempre stampato qualche informazione da cartelletta, ve la vado a leggere. In primis, la deriva di quest'opera, in questo caso ovviamente noi ci occupiamo della parte anime, è di un manga. Stranamente, se così non sbaglio, nel caso correggetemi, non deriva da una light novel. Capite che quindi siamo abbastanza indietro a quei tempi. Autore, ormai diventato molto famoso, Tatsuya Egawa, l'editore Shueisha, questo ovviamente per il manga, edizioni dal 92 al 97 10 Tankobon, comprato poi in Italia dalla Dynamic la collana Manga Pop, edizioni febbraio 99-settembre 2001, volumi 10. Da questo sono appunti scaturiti questi OAV, che sono quelli che vi ho appena mostrato. Edizione in Giappone 27 ottobre del 95 e 28 giugno del 96. 6 episodi, minutaggio classico 25 minuti. In Italia acquisito come licenza dalla Dynamic nel 1997, sempre ovviamente 6 episodi. Direzione del doppiaggio, grandissimo Fabrizio Mazzotta, Patrizia Salmoiraghi e Paolo Cortese. La cosa interessante è che gli OAV, in questo caso le singole puntate sono 6, sono la fedele trasposizione di 5 capitoli del manga. Quindi, per darvi qualche indicazione, la lezione, quella che vengono chiamate proprio lezioni, non semplicemente puntate. La prima è A scuola di computer, fedele trasposizione. La seconda, L'angelo della seduzione. La terza, Quando sboccia un primo amore, contenute ovviamente nel primo DVD. Nel secondo DVD, lezione 4, Nuotare nelle acque selvagge. Lezione 5, Gioventù senza freni. La lezione 6, che è I cartoni animati sono fantastici. Che dire, cade tra l'altro a pennello esattamente col mio canale. Bene, questa lezione 6 non è tratta dal manga. Questa è stata fatta solo ed esclusivamente, quindi realizzata ad hoc per concludere, per chiudere il cerchio di questi due DVD. Quindi la serie, ripeto, non la troviamo in formato cartaceo. Vi dirò di più, nonostante questo, la puntata 6 per me è una delle più belle, sicuramente la più bella di tutto quanta l'opera e una delle più belle
di anime di questo tipo. Ora non c'è da fare molto spoiler, in realtà sono delle puntate singole in cui il nostro Kintaro Oe cerca appunto dei lavori diversi, cercando di imparare dalla vita, partendo all'inizio come una persona che non sa nulla di quel lavoro, appunto perché è completamente avulso a quelli che erano stati i suoi studi universitari, ma che in realtà grazie a tantissimo acume, tantissimo genio, ma soprattutto una enorme voglia di fare, ma ancora di più di imparare, e da qui lo conoscono tutti, imparo, 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 quello che dice quando sfreccia tutta birra sulla sua bicicletta, ebbene, in ogni episodio quindi impara qualcosa dalla vita. Lui come Golden Boy dovrà scontrarsi, fra virgolette, con delle Golden Girl, ossia delle ragazze che nel loro campo sono le migliori. Lui un po' come impara l'arte e mettila da parte, riesce a prendere il meglio da queste persone, imparare a fare ciò che stanno facendo per poi essere in grado di farlo ancora meglio. E il sesto episodio, è qui a chiosa quello che mi piace più di tutti, raccoglie tutte le cinque puntate precedenti e queste ragazze che alla fine hanno avuto, se possiamo così definirlo, un debito ma non economico, non pecuniario, un debito forse di vita nei confronti di Kintaro, decidono tutte, ognuna nel loro campo, di aiutarla. Quindi in questo episodio finale, dove ovviamente c'è un certo pathos, c'è una realizzazione, guarda caso, di un anime, e ovviamente qua si intravedono quelli che sono i tempi strettissimi per la produzione, è una cosa che oggi sappiamo benissimo, ma che già 20 anni fa ormai era purtroppo presente nelle case degli studi di registrazione. Ebbene, per riuscire a portare il prodotto, insomma, in tempo utile per la sua produzione, la sua serializzazione, ma soprattutto la sua trasmissione televisiva, il nostro Kintaro viene aiutato in ogni modo da ognuna delle ragazze che ha conosciuto nelle puntate precedenti. Quindi avremo una ragazza che era brava a cucinare, che lui ha aiutato, questa ragazza si occuperà del catering per portare il cibo ovviamente a casa del nostro studio di doppiaggio. Abbiamo nel primissimo episodio una ragazza, una bomba sexy, biondissima, che si occupa di informatica. Ella sarà la persona che lo aiuterà nello sviluppo di alcune parti in computer grafica, nella stesura di alcuni pezzi degli anime, che quindi permetteranno che tutta quanta l'opera arrivi al computo finale. Abbiamo poi una parte ancora più bella di consegna, dove si arriva veramente allo scadere sul filo del rasoio quando manca pochissimo, ma ormai, anche se tutto è pronto, non c'è più il tempo fisico per poter portare le bobine. Pensate quanto tempo è intercorso, le bobine fisiche direttamente alla casa televisiva. Non so, potrebbe essere una casa di Osaka piuttosto che la Fuji TV per proiettare l'anime. In questo caso il nostro Kintaro viene aiutato da una ragazza che ha conosciuto appunto nei 5 episodi precedenti, che è una motociclista, quasi mototeppista, fra virgolette, all'Onizuka. Ebbene, in questo caso la ragazza sarà il corriere, sarà colei l'unica, forse in tutto il Giappone, che grazie alla sua bravura, maestria con la moto, sarà in grado di portare, di consegnare direttamente il prodotto alla casa televisiva per la proiezione. E questa è una cosa che mi è piaciuta davvero tantissimo, ossia ogni tassello delle 5 puntate precedenti va a comporre il quadro, il puzzle finale della sesta. Quindi è un'opera che io reputo veramente magistrale, che tutti voi dovete vedere. Ovvio, è un'opera da ridere, c'è molto fanservice, però tenete presente che se volete comunque cercare sia di ottenere delle informazioni, ma anche uno spaccato, forse leggermente acido in alcuni punti, da qui appunto il fatto che lui ha abbandonato l'università, sul mondo giapponese, qualche piccola e velata critica che già in opere di un ventennio fa c'erano, beh, sicuramente Golden Boy è l'opera che fa per voi. Io come sempre mi auguro che questa disamina vi sia piaciuta, le solite indicazioni, chiedo la cortesia ovviamente di iscrivervi al mio canale attivando la campanella. A voi un click non costa niente e a me fa moltissimo piacere sapere che la nostra comunità si sta ingrandendo. Vi chiedo di seguirmi su social come Facebook e Instagram e, indipendentemente dalle mie produzioni, mai smettere di vivere le vostre passioni e ovviamente di seguirmi sul canale Omotenashi Anime. Un saluto a tutti come sempre da Simone. Matane!